Con 2000 anni di storia alle spalle, la città di Barcellona offre un'intensa esperienza artistica. Al centro di questa compatta metropoli marittima sorge un quartiere antico, punteggiato di pregevoli monumenti in stile modernista e palazzi risalenti in gran parte al Medioevo. Nel cuore della città spagnola, accanto alla cattedrale, spicca lo storico Circolo Reale delle Arti di Barcellona, un'autorevole istituzione che accoglie esposizioni artistiche di pregio, oltre che una rinomata scuola di pittura. Per tutto il mese di aprile, il circolo ospita la personale di Annu Palosu, Memoria Oblidada, che prosegue il percorso dell'artista cominciato a marzo presso il Museo Christian Andersen di Roma. A sostenere il lavoro dell'artista, varie personalità di spicco, il curatore e il presidente del circolo, l'ambasciatore di Finlandia e il console onorario di Barcellona. Anno, era agosto dell'anno scorso quando ci siamo incontrati a Copenaghen e ci avevi anticipato che proprio all'inaugurazione di quella mostra avevi ricevuto l'invito ufficiale ad esporre qui al Circolo Reale delle Arti di Barcellona. È passato qualche mese e eccoci qua. Ci spieghi un po' com'è nata la collaborazione con questo importantissimo circolo, anche com'è cambiata la tua ricerca da allora? Va bene, ricerca è cambiata completamente perché ovviamente a Copenaghen nei lavori un po' più precedenti, invece qua proprio è stesso lavori che è esposto sia a Washington che a poi Roma, che è una nuova ricerca. E devo dire, il contatto qua è nato, sono molto felice di questa mostra perché è nato sempre senza aiuti, senza appoggi, che ho incontrato il curatore di Circolo Reale in Finlandia all'inaugurazione di una mostra. Lui ha voluto vedere un catalogo mio, ha visto i lavori e ha detto che vuole invitarmi qua, che è proprio nato senza quei giri strani che si fanno, calcoli, le cose, è proprio nato molto apertamente, molto onestamente il contatto. E come dicevi, questa mostra di Barcellona prosegue il percorso espositivo che era nato a Roma. E come mai l'iniziativa, l'idea di esporre contemporaneamente in due città diverse, o com'è stata l'accoglienza in Italia o in Spagna? Ovviamente esporre in due città in distanza di 2 settimane è da un certo punto di vista facilita dal punto di vista logistico tutto, che concentrare tutto. Dal punto di vista stress emotivo peggiora tutto, perché tutto dura di più. A me è piaciuta molto quell'idea perché a Roma, Museo Andersen, e qua Circolo Reale sono stesso tipologie di palazzi anche, che hanno questi echi del passato, hanno stesso sistema di atmosfera, sono vissuti abbastanza stesso modo. Allora mi piaceva questo collegamento fra due luoghi. E tra pochi giorni devi tornare in Italia perché ti aspetta una nuova esposizione, vero? Sì, sono un sacco di progetti, un sacco di contatti che veramente con queste mostre non ho fatto tempo di spingere, ma diciamo che già settimana prossima ho dei curatori sudamericani allo studio e parliamo delle cose molto belle. Complimenti. Grazie. Questo circolo d'artisti è nato nel 1881, che ricordo a tutti i telespettatori che lo stesso anno che è nato Picasso. Dopodiché è un circolo che è diventato molto importante per la città, ha avuto anche la sua decadenza e alla fine degli anni 50 ha comprato questo palazzo Pignatelli, tra l'altro un palazzo di origine italiano in pieno centro di Barcellona accanto al Duomo. E noi stiamo tentando di dargli un'altra volta i suoi meglio anni, no? Con la nostra direzione, la nuova giunta di governo. E oltre ad ospitare degli spazi espositivi c'è anche una scuola di pittura in questo circolo. Sì, si può dire che la vera fine di questa associazione è un'associazione libera d'artisti per poter pagare alle modelle
per poter dipingere e così acquisire consapevolezza nel disegno e nella pittura, no? Voi avete visto oggi stesso tutti i nostri tagliere, quelli di scultura, quello di incisione, quello di pittura, quello di disegno, e abbiamo delle modelle dalle 9 del mattino alle 9 di sera. Credo che sia una cosa straordinaria per la città di Barcellona, e ora con l'arrivo anche di un ristorante di alta qualità aspettiamo che sia un grande centro di riunione per artisti, critici e per tanta gente che ama l'arte come voi, no? E la collaborazione con Annu Paloso com'è nata? È nata come quello che diceva Goethe, per affinità lettive. Noi amiamo la pittura, siamo gente classica, ci piacciono i materiali potenti, la pittura all'olio, il quadro, la tela, e abbiamo visto che Annu le piaceva le stesse cose e anche dava un'alternativa all'arte di oggi, contemporaneo. No? Noi chiaramente ci piacciono le performance e tante altre cose, ma soprattutto la materialità, poter vedere arte e che questa arte sia un po' pesante anche a livello intellettuale come quello di Annu. E ci spiega questo ciclo di opere, questa memoria obliterata? Memoria obliterata è nata, questo ve lo posso spiegare perché me l'ha spiegato l'artista, ma è nata dal suo, è una serie che lui ha fatto, lui lavora molto per serie, no, come i grandi artisti, e ha iniziato a mostrarla a Washington per caso quest'estate, dopo al Museo Andersen di Roma, della GAM, e finalmente qua a Barcellona. Il rappresentante del Comune di Barcellona diceva, faceva la triangolazione Helsinki-Roma-Barcellona, ma io credo che questa identità di tutti questi quadri si può capire anche altrove, cioè Washington-Barcellona-Roma, no? E per me è molto interessante che questa pittura sia così vissuta e così viaggiata. Cosa pensa dell'arte di Annu Paloso? Bien, Annu Paloso lo conosci. Ho conosciuto Annu Paloso qui nel Circolo, però come artista l'avevo già conosciuto a Roma durante l'esposizione al Museo Andersen. Mi aveva impressionato e affascinato molto per la dualità che caratterizza nei suoi lavori il movimento, la figura, la staticità e l'ombra. È la dualità dello yin e yang, della presenza e assenza. Ha intrapreso una ricerca molto interessante verso una forma materica eccezionale. E ci racconta la storia di questo importantissimo palazzo e delle attività artistiche che si svolgono al suo interno. Il Real Circolo Artistico è un'istituzione storica. Il Circolo Reale Artistico è un'istituzione storica della città di Barcellona, nata nel 1881 come associazione senza scopo di lucro organizzata dalla società civile e che oggi si occupa della promozione culturale in tutte le discipline artistiche: pittura, scultura, incisione, cinema, musica, poesia. È un'istituzione che continua a vivere con lo stesso spirito del 1881, completamente indipendente. Abbiamo il privilegio di essere in questa sede magnifica che è il Palazzo Pignatelli, un palazzo medievale che è collegato internamente anche alla Casa Vasos e che insieme formano quella che è in questo momento la nostra sede. Questa è la nostra sede in questi momenti. What do you think about Annu Paloso art? Mi gusta mucho, mucho. Mi piace molto la sua arte. Mi piace specialmente perché in quanto finlandesi abbiamo una relazione molto stretta con la natura e la naturalezza, e lui riesce a renderla nei suoi quadri grazie alla bravura della sua mano. Mi piace moltissimo. Con questa esposizione di Annu Paloso è nata una collaborazione, diciamo, tra Spagna, Italia, Finlandia. Sì, per noi qui in Barcellona questa è un'esposizione molto interessante, perché non solo per la qualità dell'artista, ma anche perché in qualche modo
mette insieme tre capitali europee importanti come sono Helsinki al nord Europa, Roma, la Roma di capitale d'Italia e anche Barcellona come capitale di Catalogna. Noi siamo una città anche tanto antica con i romani qua giusto vicino di questa esibizione con il nostro acquedotto romano, no? Che è dato anche era l'origine della città di Barcellona 2000 anni fa. E adesso viene un artista finlandese che si è formato in Italia e che anche porta la sua ispirazione italiana di nuovo a Barcellona, ma con questo stile anche finlandese. Per noi come Barcellona, come città europea, è tanto interessante avere questo artista finlandese con tutta la sua influenza italiana qua in la capitale di Catalogna.